Amici telespettatori, benvenuti alla terza puntata di Facce Casting. Oramai siete in tanti che ci state seguendo, che ci scrivete, che votate. Vabbè, questo non fa nulla. Comunque, scopriamo questa puntata i nuovi protagonisti. E io ce n'ho uno qui vicino. Ciao! Piacere, Krasim, è un onore conoscerti. Madonna, come sei gentile. Tu sei? Matteo. Di dove sei? Di Napoli. È di Napoli, ragazzi, un ragazzuolo di Napoli. Siamo qui dove? Siamo nei pressi della galleria. Galleria? Ha un nome? O galleria? I suggeritori? Galleria Umberto. Ecco, è bello incontrare ragazzi così preparati, con un grande patrimonio culturale, socio-pedagogico, sociologico. Esatto, sì, infatti è un grande onore. Esatto, essere un... Va bene, grazie, lo stesso. Ma noi andiamo avanti perché tra poco, ve li ricordate i due concorrenti della settimana scorsa che hanno superato la puntata? Voi sì, io no. Tu te li ricordi? No, io non c'ero. Non c'eri? Ah, già, cioè, tu hai spuntato adesso. Sei spuntato adesso. Caro Matteo, vuoi salutare qualcuno prima che facciamo... Avrei salutato la mia ragazza, ciao. Beh, quest'era. Quest'era, saluto. Io pensavo la nonna, la zia, solo la ragazza. Beh, anche la nonna, ma... La mamma? No, la mamma no. No, mamma no. Mamma niente, vabbè. Mamma. Ragazzi, sigla! Smash. Adesso raggiungiamo gli altri due concorrenti, che ne dici? Va bene, per me va bene questa cosa. Bene, per lui va tutto bene. Andiamo, andiamo. Vediamo un poco, non è detto se la vinci, può essere. Speriamo. Se la vinci, non la vinci. Dove saranno, dove saranno? Eccoli là, eccoli là. Vedo che si stanno suicidando, è vero? Giriamoci ogni tanto, attenzione, attenzione al palo, ragazzi. Oh, eccoli qui, loro sono i due concorrenti della settimana scorsa. Sì, sì. Benissimo. Ok, siamo pronti. Nome? Alessandro, come sei? Sempre lo stesso, sì. Te? Antonio, sì. Antonio? Matteo. Matteo. Krasim, piacere. Qualcuno? Piacere. Piacere. E che Dio vi benedica. Ok. Loro questa volta sono tre maschi, almeno presuppongo, ecco. Però noi non badiamo a queste cose, noi siamo per tutti quanti. Benissimo, dovranno superare delle nuove prove, soprattutto tu che sei novello. Spero di superarle, spero ci riesco in questa impresa ardua che mi aspetta. Sì, certo. Ok, partiamo col primo casting, proprio da lui, vieni Matteo. Nome? Matteo. Data di nascita? 18-8-92. Se non lo sei tu è peggio, eh. Ora di nascita? Va bene. Va bene. Cosa sai fare nella vita? Mi occupo di centro assistenza di diretto utensili, va? Diciamo. Certo, cioè tu aggiusti o rompi e poi aggiusti? E rompe e poi aggiusto. Ecco, da buon napoletano lui ha capito tutto dell'esperienza della vita. Cosa vorresti fare? Perché devi essere scelto? Cosa è che sai fare? O meglio, cosa non sai fare? Guarda, spero che mi scelgano perché voglio molto far divertire il pubblico. Certo, certo, capisco. Andiamo col secondo concorrente. Sì. Antonio? Antonio, la volta scorsa cosa facesti nella puntata? Io cantai. Ballasti. Ballai, recitai. Adesso invece facciamo un bel gioco. Il gioco del scioglilingua. Ah, che bello, sono bravissimo, sì. Allora, io ti do una parola e tu devi cercare quante rime più possibile con questa parola. Sì. Amare. Amare. È finito il trovare, gioco. Trovare. Scavare. Andare. Balbettare. Parlare. Arare. Sì, e nel frattempo poi? Pare o non pare. Parare, saltare, giocare. È facile pensando. È facile. Allora adesso dovranno continuare loro. Continua tu sempre con amare. Altre parole. Nuotare, giocare, calciare. Amare già detto? Sì. Non so che dire. Bella cultura qui è sovrumana, ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Parare, giocare. Già dette. Correre. Già detto. Divertirsi. Non c'entra. Non fa rima. Spadare. Sì. Sparare. Si può dire? No. Quella no. Defecare. Detto in italiano. Tricolore, sì. Proprio. Tricolore. Registrare. Allenare. Allenare. Cioè, ha superato, dai. Vabbè, diciamo che il vincitore della prima chance è Antonio Canonico. Secondo Matteo e terzo
Alessandro. Proviamo adesso la prova di recitazione di Matteo. Matteo, vieni, tocca a te ora. Devi convincere il pubblico con una parte che ti dirò io, ovvero tu devi impersonificare, interpretare il ruolo di un povero disgraziato che è lì per morire. Certo. No, datemi qualcosa da mangiare. Ho bisogno, dammi qualcosa. Per favore, almeno tu. Dai, mi ammazzo. Sì, se non mi dai qualcosa, mamma. Ecco, bravo, bravo, com'è stato? Bravissimo. Bravissimo. Bravo, bravo. Lui non è tanto contento. Adesso la prova canto, vediamo come se la cava Matteo a cantare. Prego Matteo. Dammi tre parole, sole, cuore, amore, un abbraccio che non potrà mai finire. Per la scelta della canzone direi che... Sì, ok, beh, giusti. Interpretazione. Interpretazione. Ecco. Prova a ballo, prova a ballo, prova a ballo, ci vuole, vai. Balla, balla. Cosa devo ballare? Quello che vuoi, tarantella. Ciao. Male, non male, no Antonio? Guarda, da cubista quasi. Da cubista. Allora, visto che io sono cattivello, proviamo la prova del ballo con loro due, Alessandro e Matteo, e vedremo tra i due chi vince. Prego. Io guardo. Esatto, perché tu gareggi dopo. È finita già? Sì, è finita già. È difficile, è difficile. Difficile scegliere, guarda. Vince Matteo. Secondo me. Matteo e Antonio Canonico, vediamo tra i due chi vince. Ale, prego. Facciamo un ballo. Un ballo erotico, sì, sì. Madonna santa. Ok, è possibile. Oh Gesù, questi sono usciti dal manicomio stamattina, poche ore fa, ecco. Ci siamo qui Stefano. Ecco, ci vede Stefano, salutiamo il nostro regista. Ciao, ciao Stefano. Vorrei fare un saluto se possibile. Sì. No, perché ci tenevo. Al mio barbiere. Qualche altro c'ha il tosacane, tu vuoi fare il saluto al tuo tosacane? Ciao cane. Ok, tu al tuo parrucchiere? No, io alle tartarughe. Ninja. No, alle tartarughe ninja, sì. Però precisamente quello che si mangia la pizza, Michelangelo. Michelangelo, Michelangelo, Donatello, Giuseppe. No, Raffaello, ci mancava. Leonardo mancava pure. Leonardo. No, Leonardo. Bene amici, tra poco sapremo chi di loro tre non vince la puntata, mentre Antonio butta le palle in giro. Ero bravo prima a giocare. Lui era molto bravo con le palle, ora non lo è più. A tra poco, vediamo. Ci siamo arrivati alla parte finale, la parte conclusiva, purtroppo sì. Eh sì, i tempi tecnici televisivi sono questi. Vedremo chi dei tre se ne andrà a casa, ma ciò non vuol dire che non potrà essere ripescato e partecipare nelle puntate successive che si terranno, indovinate dove? A Napoli. A Napoli, ma dove? A Piazza del... Plebiscito. A Piazza del Plebiscito. La terza l'ho vinta io. La terza no, no, tu hai vinto la seconda. Beh, questa è la terza e vedremo chi la vince. Attenzione, naturalmente i nostri risultati ci arrivano qui sul cellulare in tempo reale. Tecnologia. Sì, pronto? Sì. E dopo devo dire un attimo i risultati, grazie. Ok, ripetiamo. Bene. Mi dispiace come al solito dare la notizia di chi perde, però la devo dare perché sennò no, è come Beautiful, è infinito questo programma. Attenzione, Antonio, è stato un piacere averti, hai fatto veramente schifo in tutte le prove. Ci ho messo impegno per fare schifo, ce l'ho fatta penso. Ma io penso che come hai fatto schifo tu non c'è riuscito nessuno. Grazie. Anzi no, qualcuno ha fatto ancora più schifo di te. Addirittura. Addirittura. Anche tu, sei stato bravo nel fare schifo a tutti quanti. Grazie. E la gente si è complimentata e hanno in tanti incitato a mandarlo al manicomio, quindi veramente ho avuto tanti complimenti. Beh, i voti li ho avuti però, no? I voti li ho avuto. Caro Matteo. Spero di non uscire adesso che... Il pubblico è sovrano. Il pubblico è sovrano sempre, certo, è lui che governa questo gioco. Purtroppo, chi sarà a essere eliminato? Antonio? Alessandro? O Matteo? Lo scopriremo dopo. Pubblicità! No. Chi sarà? Antonio? Matteo?
Matteo, Antonio, Alessandro, Alessandro, Matteo, Antonio, chi ci lascerà? Alessandro! No, non ci lascia ancora. Vediamo chi è che ci lascerà. Oh. Antonio? Antonio? Antonio! Sì. Purtroppo è Antonio che ci lascia per questa terza puntata, ma ciò non significa che non sarà scelto per la quinta o la sesta. Grazie, la sesta ce l'hai, la settima, l'ottava. Matteo, è superato la prima puntata perché il pubblico è stato buono, non ti ha proprio votato, il che significa che hai fatto proprio letteralmente schifo. Esatto. Tu, sincerità comunque. Ecco, no, quando il pubblico non vota vuol dire che fai proprio schifo. Schifo. E tu ci sei riuscito bene. Antonio non fa più schifo, quindi vuol dire che è stato votato. No. Ci vediamo alla prossima puntata a Piazza del Plebiscito. Ciao ragazzi, da Grassim è tutto, ciao! Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I